Simulazione attivata. Test diagnostico dei sistemi di energia dell'arma attivato. Fase 1. Distruggere i bersagli per caricare l'energia dell'arma e attivare batteria di missili. Batteria di missili livello 1 pronta. Fase diagnostica completata. Fase 2. Caricare a livello 2 batteria di missili. Distruggere fino a 4 bersagli insieme. Batteria di missili livello 2 pronta. Fase diagnostica completata. Fase 3. Se si subiscono danni, l'energia dell'arma si scarica. Caricare a livello 2 batteria di missili e distruggere 4 bersagli attivi per completare il test. Missili livello 2 pronta. Test diagnostico completato. Simulazione completata. Batman, vedo un mezzo di trasporto che scarica altri blindati ai Panessa Studios. Ho avvisato la polizia di ritirarsi dalle strade. Ci sto andando adesso. A tutte le unità. Qui è il commissario Gordon. Abbiamo numerosi blindati ostili schierati in città. Gotham è sotto attacco. Voglio che tutti rientrino al commissariato. Non siamo attrezzati per affrontare quel che c'è là fuori. Grazie a Dio qualcun altro lo è. Jim, i tuoi possono riprendere le pattuglie. Blindati sistemati. Grazie a Dio. Speriamo che siano gli ultimi. Non contarci. Prepara una cella di isolamento nella prigione della polizia. Sto arrivando con Ivy. Felice di averti qui, Batman. Portala ai piani inferiori, zona di isolamento. Che diavolo! Non sparate! È Batman! Cos'è questo? Starai scherzando. Credevo fossimo sotto attacco. Novità nell'analisi della tossina della paura? Ci vorrà ancora un po'. Passa alla torre dell'orologio quando puoi e ti mostro cosa ho scoperto finora. Dove hai imparato a guidare? Lo spaventapasseri ti schiaccerà, Batman!
Sul serio, perché ti dai pena per questi sacchi di carne? Disordini? Siamo in stato di guerra e non abbiamo né gli uomini né l'equipaggiamento. Bene, guarda chi c'è. Ivy, una preoccupazione in meno. La cella di isolamento è pronta? Bene, vedo che ne fai buon uso. Oh, bene, un'altra cella. Ti senti più sicuro adesso che sono rinchiusa? Ma purtroppo la situazione è questa. Non abbiamo il controllo della città. Nessuno può aiutarci. E la freccia nelle strade farà tutto. Rinchiudermi è un segno di disperazione, Batman. Lo vedo nei tuoi occhi. Tu hai paura. Vi do la mia parola che alla fine di tutto questo riceverete una nota di merito. Ma il lavoro inizia ora. Priorità 1. Siamo qui per salvare vite, a partire da quelle dei vostri colleghi agenti qui al distretto. Voglio almeno 4 di voi costantemente sul tetto e un gruppetto di 6 a pattugliare il perimetro. Facciamo più in fretta che possiamo. Questa conversazione ci costa delle vite e non ho tempo per questo. Non vi illudete. Che non sapremo con cosa abbiamo a che fare e non avremo indizi su Crane, la priorità sarà restare qui e proteggerci a vicenda. Sono domande? Questo ascensore è bloccato, Batman. Si entra e si esce solo attraverso il parcheggio. Tutto un'altra volta perché sia ben chiaro. Non tentare di avvicinarti ai rivoltosi, ci siamo intesi? Finirai per farti uccidere. Voglio almeno 4 di voi costantemente sul tetto e un gruppetto di 6 a pattugliare il perimetro. Avanti, rispondi al telefono. Mi sentite? Dillo dall'odello, detective. Vedo che hai iniziato a usare la tua mente mediocre per risolvere i miei indovinelli. Ho avuto molto tempo per studiarli, Batman. Batman, dopo che mi hai lasciato sconfitto e umiliato ad Arkham City. Ad Arkham. Sono l'enigmista, Batman. Non subisco l'umiliazione. La ripago. Risolvi i miei indovinelli se ci riesci. Ci rieri. Ti serviranno più avanti. Una granata a gas esilarante, una trappola e una mazza da baseball. Tutti usati da Harley Quinzel, alias Harley Quinn, durante un recente assalto al commissariato di Bloodhaven. Pare che Crane abbia mandato Harley a liberare Poison Ivy alla prigione di Bloodhaven. Una maschera nera di... Maschera Nera, alias Roman Sionis. Non si è mai ripreso dalla notte delle rivolte di Blackgate, quando apparve Joker. Roman era un criminale vecchio stile. Joker, beh, non so cosa fosse. Una mitraglietta, usata da Peyton Riley, detto il ventriloquo. O forse l'arma è della marionetta. Non ho mai capito chi manovrasse chi. Una selezione di parti del corpo di Warren White, alias Grande Squalo Bianco. White ha chiesto l'infermità mentale, si è fatto spedire ad Arkham e lì ha perso qualcosa di più della ragione. Il nuovo look non è male, devo ammetterlo.
Un raggio congelante, usato da Mr. Freeze al secolo Victor Freeze. Non possiamo più usarlo da quando il commissario ci ha scoperto a farci il gelato. Freeze non si è più sentito da quando ha lasciato Arkham City. Forse Batman l'ha fatto ragionare. Una marionetta da ventriloquo chiamata Scarface. Non è l'originale Scarface, è un'imitazione di Joker. Non chiedermi perché, ma il clown ha un debole per queste cose sinistre. Un orsetto di peluche e un contenitore di Titan, appartenenti a Bane, alias sconosciuto. Dopo la rovina di Arkham City, l'abbiamo liberato. Era fuori di testa, in crisi di astinenza. Indovino? È andato a disintossicarsi da qualche parte. Quando torna, non sarà contento. Un cilindro su misura, indossato da Jervis Tetch, detto il cappellaio matto. È matto davvero. Ad Arkham City ha cercato di ipnotizzare Batman. E Batman l'ha mandato a quel paese delle meraviglie. Che nervi lasciarlo andare. Quel pazzo dovrebbe stare dentro. Una fiala di Titan, una dentiera a molla esplosiva, un paio di veri occhiali a raggi X, una pistola giocattolo caricata con una bandierina e 5 proiettili. Tutti usati da Joker, solo nome conosciuto. Che razza di giocattoli. Sono felice che nessuno li userà più. Maschera e giubbotto di Anarchy, al secolo Lonnie Machin. Non ero ancora poliziotto quando cercò di colpire Gotham. Nessuno lo ha più rivisto, nessuno sa dove lo tengano. Immagino che il governo non veda di buon occhio gli anarchici. Due guanti folgoranti indossati da Electrocutioner, alias Lester Buczynski. Joker l'aveva arruolato la notte delle rivolte di Blackgate, poi l'ha ucciso. Dicono che Batman li avesse presi in prestito prima di consegnarli. Credo preferisca picchiare la gente alla vecchia maniera. Un fucile e due pistole da polso, proprietà di Floyd Lawton, detto Deadshot. Un altro che abbiamo dovuto liberare alla chiusura di Arkham City. Beh, senza per questo ridargli i suoi giocattoli. Un collare elettrico del manicomio di Arkham. Era di Killer Croc, alias Waylon Jones. L'abbiamo trovato nelle fogne di Arkham City. Pessima notizia, visto che avrebbe dovuto tenerlo sotto controllo. Due spade cerimoniali usate da Rush, cioè Raj al Ghul. Le abbiamo trovate in fondo alla Wonder Tower, la notte del protocollo 10. Erano coperte di sangue, ma nessun corpo. Talia. Mi dispiace. Una spada cerimoniale, proprietà di Talia al Ghul. La signorina al Ghul era ricercata come terrorista e complice di suo padre Raj, ma Joker ci ha preceduto. Ho sentito che Batman ha sfruttato questa lama dopo la sua morte. Un'arma elettrica usata da Batman alias... Non vogliamo saperlo. Batman l'ha lasciata qui con le altre prove di Arkham City. È bello avere l'attrezzatura di Batman nel deposito prove. Spero non la voglia indietro.
Io non lo fermo. Non guardare me. Ho già mandato degli uomini. Vaffanculo. Dannati burocrati. Siamo rimasti soli. Possiamo cavarcela, Jim. La situazione? Abbiamo incidenti in ogni punto della città. Cash, dacci un resoconto. Va bene, vediamo. Prima cosa, abbiamo perso i vigili del fuoco della stazione 17. Abbiamo le ultime coordinate, ma non sopravviveranno a lungo se lasciati soli. Poi c'è questo, un caso strano. Ritrovano un corpo. Non c'è stato tempo di indagare prima dell'evacuazione, ma la scientifica sembrava sconvolta. Roba brutta. Ci sono anche stati avvistamenti dell'enigmista intorno allo scalo ferroviario. Conoscendo il tipo, sicuramente trama qualcosa. So che hai da fare, ma qualunque aiuto tu possa dare salverà delle vite. Niente paura. Ho chi cerca lo spaventapasseri. Vedrò che posso fare. Ottimo. Ho mandato degli uomini a Gotham Sud e Ovest. Li raggiungerò quando avrò finito qui. E troveremo quel figlio di puttana. Fernandez, sono Gordon, aggiornami. Ci penserò dopo. Lo spaventapasseri ha la priorità. Buona fortuna là fuori. Ok, una volta perlustrato il porto... Non l'ho mai visto così da vicino. E risaliate lungo l'East River. Nastro 8 15 ottobre. Ancora niente sul predicatore. Niente dati. Che ci fai qui, Ryder? Ehi, come sta il mio vigilante preferito? Notte impegnativa, eh? Non dovresti essere in città. Scommetto che vuoi sapere del nastro. Ti darò quello che vuoi, se prometti di tenermi aggiornato. Affare fatto? Non è sicuro. Avresti dovuto evacuare. E perdermi lo scoop dell'anno. Anzi, del secolo. Questa è la mia occasione di tornare al top. Don't death, Batman. Che ne è dello spaventapasseri? Qualche dritta? Resta fuori dai guai. Ehi, ci provo. Sono i guai a trovare me. Nastro 8, 15 ottobre. Ancora niente. Sul predicatore. Niente dati, nulla. Ma dubito che rimarrà nascosto a lungo. Perché il Signore ha già in tempo un uomo scuro. Già, poveraccio. Non riuscirà a darsi pace quando scoprirà cosa ha fatto in quella tavola calda. Perderà di sicuro il distintivo. Owens è un bravo poliziotto, ce la mette tutta. Non merita questo. Ehi, hey, Batman! Lo spaventapasseri ti è sfuggito? Mi hai rotto il polso senza motivo! Ha dei progetti per te, Batman! Per te e tutti i tuoi amici! Stanotte distruggeremo finalmente Batman! Batman! Come ti chiami? Le cose vanno maluccio qui. Respira piano. Non si direbbe, ma siamo i più fortunati. Così. Mia moglie. Devo parlare con lei. Vedrai che andrà tutto bene.
Batman, ci tenevo solo a dirti che è bello averti tra noi. Wow, l'hanno davvero potenziato. I mezzi aerei l'hanno visto diventare un blindato. Bello. Non avviciniamoci. È qui, arretrate. C'è una pista su quei pompieri? Sappiamo dov'è uno di loro, no? Almeno Ivy è sotto chiave. Ci mancherebbe solo lei là fuori a fare uno dei suoi numeri. L'esercito non verrà qui. Tutti i civili sono andati via. Era l'unica cosa che gli importasse. Hai saputo del cadavere che abbiamo trovato? Non era un omicidio normale. Vedere quel corpo ridotto così male mi ha dato la nausea. Buonasera, signor Wayne. Spero che l'auto risponda alle sue elevate aspettative. In realtà, Lucius, mi sembra un po' lenta. Immaginavo che avrebbe detto qualcosa del genere. Mi dia un attimo e le attiverò subito il post-bruciatore. Grazie mille, Lucius, per essere rimasto. Vuole ringraziarmi, signor Wayne? Cerchi solo di non schiantarsi fuori strada. Dovrei presto avere qualche altro upgrade.